Ragazze, buongiornissimo, benvenute in questo nuovo vlog. Scusate per l'aspetto della maschera, però io mi sto facendo bella perché oggi è una giornata di shooting, quindi faccio un po' bella. Approfitto per consigliarvi un po' di prodotti di fighi perché sto utilizzando dei prodotti che veramente mi stanno facendo avere una pelle stupenda, pulita, morbida, luminosa, senza punti neri, senza brufoletti. Mi sto trovando bene con questa combinazione di prodotti. Adesso ve li faccio vedere, vi svelo qual è la maschera e vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione sotto. La maschera che sto utilizzando è questa qua, con una maschera low cost, costa pochissimo, si chiama Maschera Nera Black Clay ed è una polvere, appunto, è una maschera nera che voi potete fare in casa. Basta aggiungerci semplicemente l'acqua e un olio essenziale. Io ad esempio ho messo l'acqua e l'olio essenziale al rosmarino. Questo qua di Alchemilla è ottimo. Tutti questi prodotti che vi faccio vedere ovviamente li trovate su caritashop.com e per semplificarvi la ricerca vi metto tutti i link della mia routine, la chiamo proprio routine del periodo. Ve li lascio nel box informazione sotto, così subito fate. In più, su caritashop.com abbiamo una promozione straordinaria per 3 giorni, sconto del 30, 40 e 50% su tutti i prodotti viso, corpo e capelli Nakome, quindi approfittate ragazze. Quindi anche questa qua, ad esempio, questa già costa poco e poi vi dura un sacco perché ne basta tipo 2 cucchiaini. Ci aggiungete un po' d'acqua fino a creare una pappetta, 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Io ho messo rosmarino che è ottimo contro i brufoletti, anche il tea tree, quello che volete. E vi dura tantissimo, fate un sacco di maschere, poi ottima perché elimina veramente i punti neri, le imperfezioni dal viso, quindi top. Poi cos'altro ho utilizzato? Allora, praticamente prima della maschera, questo qua, allora c'ho qua tutto il cestino con i prodotti, faccio vedere, perché io quando ho deciso la mia routine mi piazzo tutti i prodotti nel cestino e inizio a prendermi cura di me e appunto penso proprio alla combinazione degli ingredienti, dei prodotti, insomma, ci sto molto attenta e questa routine veramente ve la straconsiglio. Questo è un prodotto che dovete utilizzare o prima o dopo. Io vi consiglio prima della maschera, io così ho fatto. Questo si chiama Beauty Activate, è uno scrub però non meccanico, poiché non ha granuli, è un peeling enzimatico, proprio quello che si fa nei centri estetici, eccetera, però voi lo potete fare a casa vostra, è un prodotto veramente professionale, contiene vitamine, acidi della frutta. È ottimo ragazze perché schiarisce le macchie della pelle, elimina i segni, i brufolettini, è veramente ottimo e la pelle è subito più luminosa e più, diciamo, perfezionata, fra virgolette. Quindi questo qua ve lo straconsiglio. Quindi step 1, step 2 la maschera, comunque guardate nel box info che vi metto tutti i link. Poi dopo mi vado a lavare il viso con questo qua, cioè rimuovo la maschera con la spugnettina. E l'ultimo passaggio lo faccio col sapone biologico purificante, questo qua con estratti purificanti di apiarium, è buonissimo, anche questo costa pochissimo, l'ho quasi finito, è top. E questo lo utilizzate anche mattina e sera per lavarvi il viso sempre, ragazze, è ottimo, soprattutto se avete la pelle mista e grassa, è wow, favoloso. Poi mettete il siero. Allora, vi consiglio questo qua, se avete la pelle mista e grassa, questo è il siero all'aloe, è veramente ottimo perché l'aloe ha proprio proprietà purificanti e anche lenitive, quindi anche brufoletti, rossori, è veramente ottimo questo siero ed è molto fresco, non ha oli, quindi non ingrassa la pelle. E poi c'è anche questo qua, questo è il No Age Contorno Occhi e Labbra, questo qua è un siero bioattivo, vi faccio vedere questi sieri come sono carini e ne abbiamo di tutte le tipologie. Anti-imperfezioni, anti-macchie. Questo qua è il No Age, quindi contiene vari estratti, tra cui anche acido ialuronico, e va messo sul contorno labbra e sul contorno occhi e serve proprio per eliminare le rughettine, quindi se siete vecchie come me, no vabbè, se volete prevenire, che spesso mi chiedete come fa a non avere le rughe, io utilizzo prodotti comunque mirati, anti-age, quindi questo qua lo mettete sul contorno labbra e occhi solamente, perché è veramente ricco ricco di estratti, è proprio molto molto intenso e specifico per le rughette. E poi come crema viso questa, allora spesso mi chiedete, Carita, consigliami una crema viso idratante, illuminante che faccia da base trucco. Allora questa è ottima, una crema viso leggera, però molto molto buona perché è ricca di succo d'aloe, miele, vitamina C, acido ialuronico ed è una crema idratante.
Ottima come base trucco, subito si asciuga, è leggera, è una crema viso illuminante che vi straconsiglio, quindi questa la mettete su tutto il viso. E su contorno occhi, se volete utilizzare proprio una crema contorno occhi oltre al siero che avete messo, soprattutto se avete bisogno di nutrimento, io utilizzo sempre molti prodotti sul contorno occhi perché odio le rughe sul contorno occhi. Questa qua, questa è tipo un botox, effetto botox, Better Than Botox, è una crema che va messa proprio sul contorno occhi per stendere, comunque elimina anche le occhiaie oltre che le rughette ed è ottima. Quindi questa è la mia routine che farò di oggi per essere bellissima per il mio shooting. Penso che vi ho fatto vedere tutto, come avete visto pochi prodotti però veramente veramente ottimi che ve li straconsiglio. Vi metto tutti i link nei box informazione, comunque venite su caritashop.com che trovate tutti questi prodotti, adesso sono disponibili perché vanno sempre a ruba, tipo per esempio la crema Better Than Botox che vi ho fatto vedere contorno occhi, anche questo qua, il peeling enzimatico, anche un po' tutto, il siero all'aloe, vanno sempre a ruba, quindi adesso li abbiamo riforniti, poi ci sono anche tantissimi prodotti scontati, quindi venite, io vi aspetto. E adesso tra un po' tolgo la maschera e non vedo l'ora di vedere la mia pelle bellissima. Il mio amore ha portato tantissime cose buone, guardate qua, la pizzetta, una bomba, oh mio Dio, cornetto, perché oggi è festa ragazze, però oggi noi dobbiamo lavorare tantissimo, quindi facciamo una colazione diversa dal solito, non tanto fit, però ogni tanto insomma si può fare. Vado buono, ridi tu perché ridi, che bella orecchia che hai. Oh, mia mamma, chi è? Guarda, io sono la tua ossessione, ma il telefono pieno delle mie foto, guarda. Ragazzi, avete visto com'è bello questo codino che si fa? Cosa ha in testa? Cosa ha in testa? Sapete che lui dopo si vendicherà sul suo Instagram di quello che io sto facendo. Seguite Armando la Pietra e lui si vendica sempre di me. Sono in Mondavisione, comunque sta lavorando per noi, bravo Armando, perché abbiamo pubblicato un video stupendo, adesso facciamo le persone serie, su Instagram un video, venite a vederlo, un video make up. Qua c'è il mio amore, amore, buongiorno. Ciao, buongiorno amore, tutti ti amo. Tutti i miei amici, un bacio a tutti. A tutti. E guardate mio amore cosa mi ha portato. Bam bam boom boom. Cosa mi ha portato? Questo amore, dopo per fare la foto apriamo. È bellissimo, della nostra fioreria d'elite. Ciao Luca. Andate tutti da Luca ragazzi. Bravo, a quarto, è bravissimo. Va bene, il nostro amico. Comunque è bellissimo, aspetta. Beh, dopo ve lo faccio vedere meglio. Comunque ci sono le rose, lui ci fa tutte le composizioni floreali, le mimose, è troppo bellino. Armi, ti piace? Sì, gli piace tantissimo. E quindi ragazze, con le ciabatte di Armando. Ragazze, Armando mi ha appena detto tante parolacce, cioè non lo so. Comunque ragazze, ho una pelle bellissima perché ho fatto una bellissima pulizia del viso che ho pubblicato nella Morning Routine Weekend, il video precedente a questo, andate a vederlo perché è bellissimo, appunto è la Morning Routine che mi ha aiutato a fare Armando e abbiamo anche preparato tutta la pulizia del viso, ho mostrato tutti i prodotti che utilizzo, veramente ragazzi sono tolti tutti i punti neri, i brufolettini, quindi sono troppo felice. E adesso io mi devo ancora truccare, ho messo questo bellissimo vestito, andiamo a Napoli a scattare, dobbiamo scattare un sacco di foto, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare un sacco di cose e venite a vedere anche su Instagram, sto pubblicando un sacco di contenuti, mi sto divertendo un sacco con un make up che ho fatto, un video Instagram make up sul mio profilo Instagram, venite a vederlo. Mio amore parla sotto. Uffa, comunque ragazzi vi saluto, adesso andiamo a mangiare e poi, ah no, l'ultimo video in realtà, uè cacche, ecco parola d'ordine, cacca, se stanno zitti. Quindi l'ultimo video non è stato la morning, è stata la morning, sì è stata la morning, invece quello precedente è stato l'ASMR di cui vi devo parlare, però per parlarmene mi serve il cetriolo, quindi dopo dobbiamo andare al supermercato a comprare il cetriolo e poi vi dico quello perché ha più effetto col cetriolo, quindi dopo vi farò un bellissimo discorso, a dopo. Ragazzi guardate che meraviglioso outfit ho fatto, ve lo faccio vedere nello specchio, questo è il vestito, è stupendo, io lo adoro,
L'ho utilizzato, adesso faremo le foto, già l'ho utilizzato per fare altre foto su Instagram e di Zara. Ed è bellissimo, guardate, c'ha tutto il merletto. È super super fine ed elegante. Mi piace. Poi dietro c'è tutta la schiena scoperta, riuscite a vedere? Oh mio Dio. Scusate, comunque è bellissimo dietro. Adoro, guardate queste maniche. No vabbè, non è stupendo ragazze. Questo make up che amo tantissimo, c'è lui che mi riprende, che amo tantissimo, abbiamo scattato una foto close up, comunque una foto del make up, e vi scriverò tutti i prodotti su Instagram e ve li metto anche adesso nel box informazioni sotto, casomai, almeno i fondamentali tipo il rossetto, penso aggiungerò anche un po' di eyeliner. Comunque venite su Instagram dove trovate tutti i dettagli. E i miei orecchini, questi sono stupendi, li abbiamo riforniti d'argento con i cuoricini. Mi piace questo trucco, ho fatto lo chignon, guardate com'è bello. Adoro. Guardate che meraviglia. Napoli. Siamo qui a scattare. Bellissimo, c'è anche Fufi. Fufi! Fufi! Oh love, let me be the one to set him free. Ragazzi, questo è quello che faccio. Vi faccio vedere io quando ho voglia di qualcosa di buono, sfizioso, però comunque sano, è una cosa che a me appaga tantissimo e ci metto tipo 5 minuti per preparare il tempo di cottura del riso, che poi questo è il basmati, quindi cuoce anche rapidamente. Se andate ancora di più di fretta lo potete anche preparare la sera prima perché va mangiato freddo, e potete anche metterlo in un contenitore e portarvelo dietro questo pranzo, questa cena. È veramente una cosa che io amo, riso basmati, spinaci, avocado e salmone affumicato. Vedete, ho messo pezzetti di limone, ho condito l'avocado con sale, pepe e limone, ho messo anche il limone sugli spinaci, non ho messo olio perché comunque c'è l'avocado che è una fonte grassa, e poi non mi piace perché è proprio un piatto che va mangiato così naturale, però comunque se volete un filo d'olio ci sta. La guardate la semplicità, il sano di questo piatto, buonissimo. E il riso basmati io ci metto sopra un pochino di aceto, un pochino di limone, e sembra tipo quello del sushi, viene buonissimo. Se volete anche un po' di salsa di soia, comunque ragazze, semplice, buono, sano, fatemi sapere, a me piace un sacco. Yummy. È proprio l'accostamento, guardate qua che belli questi colori, è buonissimo, provatelo, provatelo, provatelo. Ragazzi, per farvi questa spiegazione mi sono dovuta munire di un cetriolo, perché... Allora, in effetti io ho registrato il video ASMR, come avete visto è il video non l'ultimo ma il penultimo, perché il penultimo è la Morning Routine Weekend, che tra l'altro vi è piaciuto tantissimo, quindi grazie, grazie per i numerosi like e commenti. E in pratica nel video ASMR ho ricevuto dei commenti inaspettati che mi hanno lasciato un po', vi dico un po' così, tipo se trovo, io così. Perché in pratica ho fatto questo video ASMR in cui mangio le verdure, tra cui il cetriolo, che poi tra l'altro a me il cetriolo piace tantissimo, perché mi sazia tanto, quindi è un alimento molto detox che a me sazia, quindi io veramente a volte me lo porto anche dietro, e tipo se sto in auto me lo porto dietro, tipo me lo mangio così intero perché mi piace un sacco, è croccante, buono e mi sazia, me lo mangio tutto, quindi mi piace proprio un sacco. E adesso praticamente avevo bagnato questo qua nella salsina, quella bianca fatta allo yogurt, che vi giuro provatela, è buonissimo, sembra tipo la salsina della Caesar Salad, e praticamente mangiavo sto cetriolo e mai mi sarei aspettata che alcune persone trovassero un doppio senso in questa cosa. Io vi giuro, io tipo mi sono scandalizzata, cioè mi sono scandalizzata nel vedere le persone scandalizzate, perché quel video è il video che ha scandalizzato tutta YouTube, veramente il video che ha scandalizzato tutta YouTube, e io mi sono scandalizzata perché le persone si sono scandalizzate, perché addirittura mi hanno detto che il cetriolo con la salsina bianca poteva
essere qualcosa di ambiguo. Oh mio Dio, vi giuro, io sconvolta. Cioè, ormai andavo a pensare questa cosa e addirittura ovviamente poi mi hanno insultato, che io ero volgare, che volevo dare questo doppio senso. Ma io vi giuro che mai mai avrei pensato una cosa del genere. Ho fatto questo video, che tra l'altro è stata anche un'idea di Armando, l'abbiamo fatto insieme. Gli ho detto facciamolo, che carino, con la verdura, sapendo che a me piace tantissimo la verdura, anche per dare un messaggio comunque di cibo sano e non mangiare sempre schifezze in questi mukbang ASMR. E quindi ho creato questa cosa, che poi vi giuro erano buonissime, con le verdure, con le salsine e tutto. Quindi vi giuro che io, leggendo i commenti, sono rimasta scioccata e anche un po' dispiaciuta nel vedere che alcune persone veramente vedono il marcio e addirittura vedono proprio, cioè non so, vedono delle cose proprio volgari loro, cioè che io ormai andavo a pensarle. Quindi dico, magari voi per vedere in un cetriolo con della salsa bianca qualcos'altro, forse avete delle mancanze. Forse mi chiedo, forse avete delle mancanze nella vostra vita, perché un cetriolo per me è un cetriolo, cioè, punto, stop, ed è buonissimo, e lo mangio davvero, quindi non so perché le altre persone ci vedono qualcosa di male. Quindi mi dispiace anche nel vedere sempre i soliti commenti, e da qua mi riallaccio anche al discorso della parrucca, perché io ho postato sul mio Instagram la foto, appunto, adesso poso il cetriolo, però dopo lo mangio, io lo mangio proprio con quella salsina bianca, e provatelo perché vi sazia un sacco ed è super detox, perché è ricco d'acqua, quindi il cetriolo per me è top. E tra l'altro i video ASMR alcune persone ancora non le capiscono, anche questa cosa mi dispiace, perché qui in Italia purtroppo le persone tante cose non le capiscono, mentre se digitate su YouTube ASMR vi escono tantissimi video che io guardo, soprattutto la sera prima di addormentarmi, perché sono super rilassanti, proprio super rilassanti sentire il rumore del cibo. A me piace tanto farli, anche se le persone mi continuano a dire sei volgare, sei ridicola con questi video, cosa ci vuoi dire? Nulla, è semplicemente il video ASMR, mi piace farlo. Sapete che io sono molto innovativa, mi piace comunque fare sempre cose nuove perché mi annoio a fare sempre lo stesso, quindi ogni tanto farò questo genere di video, poiché c'è l'anteprima di me che mangio cose, c'è scritto ASMR, se vi disturba non lo guardate, guardate tutto il resto. Insomma, a me piace, fa piacere che voi li guardiate tutti, ovviamente non voglio sembrare presuntuosa nel dirvi non lo guardate, però se proprio vi disturba e vi dà fastidio non lo guardate, insomma non fa nulla, io vi voglio bene lo stesso, insomma. E allora, la parrucca, il perché della parrucca. Oggi ho scattato una foto molto molto significativa per la festa della donna, quindi andate a vederla, perché appunto l'ho pubblicata l'8 marzo con la parrucca. Perché ho deciso di fare questa foto? Ed è il messaggio che vorrei passasse, perché sapete che io mi batto sempre per la solidarietà tra le donne e per il fatto di unirci, no? E di volerci bene, di aiutarci, essere solidale fra di noi, soprattutto considerando il fatto che io proprio sono attaccata il 90% dalle donne, ed è una cosa che mi dispiace, 90% da donne che mi attaccano, mi insultano, mi dicono le peggio cose, però io non mollo e ci tengo sempre, cioè la mia soddisfazione più grande è quando ricevo commenti belli da altre donne, perché per me contano tantissimo. E ho ricevuto questo commento in una foto che avevo messo, vi faccio vedere, su Instagram. Avevo pubblicato una foto di me al supermercato dove avevo l'extension, e una ragazza ha scritto, vabbè, comunque ci sono, adesso non è che non ho nulla contro questa ragazza, perché ci sono stati anche altri commenti brutti da donne, è sempre brutto vedere dalle donne sentimenti così brutti verso un'altra donna, a prescindere che quella sono io. Lei ha scritto, hai una parrucca, mamma mia, sei orrenda. E io le ho risposto, non so se anche a voi riflettete quando ci sono questi commenti brutti su donne magari con le parrucche o con extension, bisogna riflettere, perché io ho scritto, e perché mai una parrucca dovrebbe essere orrenda? Attenti a ciò che si scrive, perché ci sono persone che indossano parrucche perché sono malate, e un po' di delicatezza e intelligenza non guasterebbe. Quindi io ho voluto scattare questa foto con la parrucca per la festa della donna, proprio per dare un messaggio, per far diventare anche la parrucca una cosa normale. Prima di tutto non c'è nulla di orrendo in una parrucca, perché io, se ho voglia di cambiare look, ad esempio anche Ilaria Brasi che ha utilizzato le parrucche, ho detto perché no, voglia di vedermi con i capelli un carré nero, anche per vedere come sto, a proposito fatemi sapere nei commenti come sto, per vedere come sto, semplicemente per cambiare look senza andare a tingere, a rovinare i capelli, a tagliarli, a poi pentirmene, possiamo farlo ragazzi, non c'è nulla di male, anzi nel farlo
diventa normale, una cosa normale, indossare la parrucca, così che chi indossa una parrucca perché ha un problema, perché si sta curando, perché per qualsiasi malattia o problema, e queste persone spesso potrebbero essere nostre amiche, nostre sorelle, nostre mamme, e si trovano ovviamente in imbarazzo a mettere la parrucca, diventa tutto normale, perché no, la parrucca non diventa più, cioè come secondo quella persona orrenda, per me non lo è, non diventa più sinonimo di malattia. E soprattutto ricordiamoci che appunto queste persone che indossano queste parrucche potrebbero essere nostra madre, nostra sorella, la nostra amica o anche noi stesse. Quindi voglio dire, è bello secondo me dare, a me è piaciuto dare questo messaggio appunto, che non c'è nulla di male nell'indossare le parrucche, che semplicemente per cambiare look è bello, siamo donne, anche questo è bello, poter provare un nuovo look, vedere come ci sta. Insomma, non so, spero che voi abbiate apprezzato questo messaggio. Io ho parlato tantissimo in questo video, diciamo che è un vlog un po' provocatorio, anche l'anteprima del video sarà un po' provocatoria, perché sapete che io sono una persona provocatoria, mi piace provocare e suscitare emozioni nelle persone e prendere spunto anche dai commenti negativi per dare un messaggio positivo. Quindi non so, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutte queste cose che vi ho detto, e lasciate un like al video se vi è piaciuto questo messaggio, se vi è piaciuta questa cosa della parrucca, insomma se avete trovato interessante, un momento di intrattenimento queste mie parole. Io vi mando un bacio grandissimo e buona festa della donna passata. Fatemi sapere come sto con questo look, a me piace, lo sapete che ci sto pensando a farmi i capelli tipo corti, neri, anche se il mio desiderio è farli crescere, però sul colore non so, potrei sempre farli comunque scuri, non so cosa ne pensate, fatemi sapere nei commenti. Vi mando ancora tanti baci, ciao. Crazy.